La prima cosa è il mio benvenuto. Io mi sono andato a sfogliare perché io scrivo con la penna, quindi c'è qualcuno che ha provveduto per me. Io la vedevo in televisione, sapevo, ma ignoravo perfettamente tutte le cose che lei ha fatto. Bene si inserisce nella storia di Guardia Grele. Prima il mio assessore Simone Dal Pozzo le ha portato un libro e lui, l'animatore dei forum, ne ha tenuti 10 nell'arco di 5 anni. E il tema dominante è stata la legalità. Legalità che noi naturalmente come amministrazione non abbiamo soltanto discusso, abbiamo cercato di praticare in questi 5 anni. Lui ha invitato, a partire da Don Ciotti, Lumia. L'ultimo giudice è il giudice Cantone, che abbiamo visto pure l'altra sera in televisione, Forgione, insomma, qui Ayala, di questi temi qui abbiamo lungamente parlato, discusso, ma torno a ripetere, in un circolo virtuoso con una esperienza direttamente vissuta. Io dico solo una cosa su cui forse non si sta portando troppo l'attenzione. Sulla lista che noi fronteggiamo, e io la pongo all'attenzione di tutti, e poi penso domenica pure all'attenzione di una platea più vasta anche degli avversari. Noi ci troviamo di fronte a una lista che presenta ben 8 persone legate al mondo delle costruzioni, altre 4-5 persone legate al mondo delle aziende e delle industrie, due medici che propendono per la iniziativa privata, e tra questi, diciamo, in mondo dell'industria, uno di questi personaggi recentemente ha proposto di acquisire Villa Pini. Io dico di pensare, di cercare di intuire cosa c'è dietro una lista di questo tipo? Quale progetto c'è dietro? Insomma, come dicevo francamente, la composizione di una lista dice molto. Io e Angelo siamo due rincoglioniti vecchi, due pensionati, gli unici. Gli altri hanno diverse vocazioni, i preti dicono diversi carismi che cercano di impegnare. E quindi c'è tutta la società civile, come usualmente si dice, ma una lista così monocorde come quella che noi abbiamo di fronte, insomma, non lo so, non lo so. Io indagherei pure, indagherei non dal punto di vista giudiziario, cioè, indagherei dal punto di vista politico, di capire cosa si può profilare per la comunità di Guardia Grele. Poi, prima stavamo dicendo, Guardia Grele, le dico due parole perché noi siamo desiderosi di ascoltare lei, e quindi sono per loro cose fritte e rifritte. Guardia Grele ha quasi 10.000 abitanti, una città molto antica.